Sembravo super disinvolto, tutte risate, battute, brillanti. Ma cosa cazzo fa il brillante? Cosa fa il brillante se dal vivo tutte le volte che gli devi dire ciao cominci a sudare come un kebab e ti guardi le scarpe come se ci avessi le battute scritte sui lacci? Praticamente io scrivevo sotto dettatura di un avvocato. Allora, tu devi giocare nelle zone d'ombra del diritto. Devi usare delle parole sufficientemente ambigue, per cui se uno ci vuole vedere dell'interesse lo può fare. Ma se quell'interesse non è ricambiato, tu devi poter negare sempre. Faccio un esempio. Se io ti dico, oh, sono contento se beccamo. Se tu vuoi capire, capisci. Ma se tu mi rispondi, ah, oh, guarda, io sono già ragazzo, io devo sempre poter dire, oh, ma io mica t'ho invitato a uscire. Io ho detto, sono contento se beccamo. Potenzialmente può pure voler dire che un giorno vado alla ASL, ti incrocio un filo e penso, oh, potevo finire dietro un vecchio tutto un catramato di muco che scozza per terra. E invece mi è capitata lì, cioè, meno male, va, sono contento. Capito? Se io invece ti dicevo, oh, te vado a uscire insieme a me, e te mi rispondevi, guarda, ma sei tanto simpatico, ma anche no. Quella era l'umiliazione totale, assoluta, atomica. È l'imperatore giapponese che dichiara la resa dopo le bombe atomiche e il popolo sbigottito che gli dice: ma che cazzo, non puoi dire che t'arrendi, oh, te sei l'imperatore, mica sa fa la gara da tiro con l'arco al club mediterraneo di Castel Volturno, abbiamo perso la guerra, mo te devi ammazzare, te devi spazzare davanti a tutti come Mishima, a pezzo di merda. Ma poi pensa se la dichiarazione va bene, se te dice di sì, se sei esplicito poi datevi a colla fino in fondo, eh. È così, eh. Chi fa il primo passo firma la cambiale. Tanto se una cosa deve succedere, succede. Tutta sta fretta te fa succedere le cose. Ci ha messo al capitalismo. E infatti, poi ci ha data la cocaina per star passo. Allora ho passato la sera scorrito ripensando, ma è possibile che sono tutti film di merda? Non lo dico che sono film di merda. Primo perché poi te fanno più lavorare. E secondo perché che te pensi, che sta monnezza che fai te è meglio? Vola basso. Che se poi esce una merda so cazzi per tutti, pure per me. Alla fine si sono fatte le 4 di notte e sono andato a dormire frustrato come una merda, senza guardare un cazzo. Ho sentito Armadillo che mi diceva, dai su, se su 8000 film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene. La mentela su carica batterie del telefono mi pareva invece abbastanza sobrio e condivisibile. Faccio per pubblicare. Ma che sei, scemo? Ma se lo vede Alice, capisce che sei senza fan cazzo, che c'è pure il telefono in mano, ti richiama e che fai? Gli rispondi? È vero, porco due, che cazzo gli rispondo? Scusa, non posso parlare perché mi devo lagnare su Twitter. Niente, missione abortita. Faccio un vertice G2 con l'armadillo perché non sono lucido per decidere da solo. Le prossime ore sono cruciali, calcare. Ti devi muovere con incursioni velocissime. Ti prepari, fai un respiro profondo e zac! Entri al volo su WhatsApp. Guardi che cazzo di foto ti ha mandato Secco, che sicuramente è una cosa importante, per nutrire il dibattito intellettuale di sto paese, e poi esci subito. Non visualizzare nulla di quello che ti scrive lei. Tu non sai niente, non hai visto niente. Devi poter negare fino all'ultimo pure davanti al gran giurì. Mordi e fuggi. Guarda la foto della carpa che fa i bocchini. Tanto è di quello che stiamo a parlare che ti manda Secco, poi torni nell'ombra come un sorcio. Vabbè, ma fino a quando? Come si sblocca sta situazione? Oh, fino alle 3 di notte. Te metti la sveglia, te alzi, te connetti, leggi che t'ha scritto e rilanci la palla in avanti, tipo che gli scrivi, scusa, ho letto adesso e basta. Tanto lei sicuro sta a dormire, sta cosa non la legge fino a domani mattina. Ho capito, ma domani mattina che famo? Stiamo punto a capo così, al loop infinito. Bravo, il loop infinito. Però quello è l'orizzonte utopico, tipo la pietra filosofale. Intanto, a domattina, ci pensiamo domattina. Alle brutte rifamo i vaghi, se barcamenamo fino alle 3 di notte e poi rilanciamo la palla in avanti di nuovo finché ci regge. Di nuovo finché ci regge. No, come si dice, prender toro per le corna. Ma che affronti, sta buono. Questa è la retorica nazista della guerra lampo. Hitler ci si è sparato in bocca per ste cazzate. Questa è una guerra di posizione, calcare. Devi regge botta, devi sfiancare la controparte, sfrutta i tempi dilatati. Te devi allenare alla trincea. E quindi con le ripetizioni andava forte perché tutti i problemi di algebra, di trigonometria, era una roba che lei ormai sa, legava al cazzo. Che? Se la legava al cazzo. Che? Se può dire, se si sta. Non lo so, però lei manco ce l'ha al cazzo. Perché te devi andare a pelagare con il rischio di far rosicare la gente? E dai. Sale cavar cazzo. Vabbè, per lei era come bere un bicchiere d'acqua. Ho scoperto che per me era un fottuto incubo. Oh, ogni volta che dico sta cosa, poi la mia coscienza in forma d'armadillo mi dice: guarda, mi sa che peggio andare a lavorare in cantiere, eh? Così, a occhio. Il punto debole del capitalismo è che è boccalone. Perde troppo tempo se ci deve controllare tutti. È vulnerabile ai cazzari. Calcare. Io per lavoro mio, da coscienza, devo verificare che sai perché stai continuando a parlare di sto freddo. Poi potremo far come ci pare, puoi pure far finta di niente. Madonna che collo, sì, so. Lo devi dire. Perché sennò devo pensare dove stiamo andando. A posto così. Il soggetto è consapevole, può quindi continuare a interpretare la sua pantomima.
Mo che famo? Accendiamo un fogherello per scaldarsi? Io per farmi forza chiedo all'armadillo. Oh, ma vieni pure te, non stiamo tanto un'oretta e poi torniamo. E lui mi risponde: sì, te vai con la macchina, io ti raggiungo col coso. Come si chiama? Il coso, dai. Ah, sì, ti raggiungo col cazzo. Hai scopato? No. Bravo, sei un grande. Sei cintura nera di come si schiva la vita. Quinto Dan. E il prete deve attaccare la pippa. Il signore è il mio pastore, ad acque tranquille mi conduce, il mascarpone alle palle mi produce. Sembra. E nota la gola. E nota la gola dello stoppi al cazzo. Per fare effetto deve essere una cosa estrema. Devi riempire almeno due brocche di lacrime e muco. Poi devi stare almeno un'altra mezz'oretta a mescola bene finché non diventa bello spumoso, se no l'espettorato rimane tutto sul fondo, capito? Ma è proprio necessaria sta cosa di soffermarsi sui fluidi corporei e viscere? È necessaria sì, perché devi buttare fuori tutto. È la via della purificazione dal dolore. Ma ci hai fatto caso che catarsi e catarro sono due parole quasi uguali? Però mi sa che una è greca e l'altra è latino. E sti cazzi! Se due civiltà giganti così diverse tra loro convergono sullo stesso concetto, mi pare presuntuoso che muori via un percazzo. Anche perché è davvero un po' d'onestà intellettuale, su. Manco un gesuita ci avrebbe la faccia di sostenere sta cosa. Io vado a fan giro. Tregua. Ma solo per oggi. Capito? Sì. Coglione. Ah, ma era tregua? Da adesso, va bene? Parte da ora.